Il one man show di Vincenzo Bocciarelli, I segreti dell'anima, è sbarcato in anteprima nazionale al Teatro Cassia di Roma prima di iniziare il tour italiano. Lo spettacolo è un recital poetico intenso ed emozionante dove l'energia di Bocciarelli supera la distanza tra palcoscenico e spettatori. L'antologia recitata di Bocciarelli vuol mettere a nudo fragilità e complessità del mestiere dell'attore. Partendo dal mondo che conosce meglio, l'attore tenta di svelare i misteri della nostra esistenza, riconducibili al più insondabile degli interrogativi, il senso della vita. Come in un grande affresco umano, i temi dell'amicizia, amore, morte e vita sono rispettivamente associati agli elementi cosmici aria, fuoco, terra ed acqua, dai quali prendere avvita in un gioco alchemico danzante il coinvolgente spettacolo. È un viaggio nella poesia, un one-man show poetico, che vede un po' il ripercorrere le tappe anche fondamentali e importanti della mia carriera, non solo teatrale, ma anche televisiva e cinematografica. Quindi ci sono dei momenti, degli echi che riportano un po' alle atmosfere televisive di orgoglio, piuttosto che alle atmosfere cinematografiche di Ridendo Lucise col grande Florestano Vancini, dove ero un perfido, cardinale Ippolito d'Este. Insomma, è una sorta di un abbraccio sinergico tra musica, poesia e atmosfere anche date da questi ologrammi della pittrice, Anastasia Curachina. Quindi, insomma, è una sinestesia di emozioni e di melodie. Ad accompagnare Bocciarelli le musiche del maestro Antonio Nasca al pianoforte e le armoniose evoluzioni della danzatrice e attrice Sunti del Pomo. Ho debuttato qui a Roma con uno spettacolo tenuto dal mio maestro, appunto, come ballerina. Ho coreografato e danzato su dei pezzi bellissimi. È stata una miscela tra arte, poesia, musica. È stato emozionante. E io ho cercato di fare del mio meglio. Poi, comunque, dopo anni di danza, non è stato danzare come tutti gli spettacoli, è stato interpretare dei ruoli particolari, diciamo. Io ho interpretato, sono stata l'anima, diciamo, sono stata la poesia. Cioè, è stato emozionante, davvero. La settimana scorsa ho preso un premio in Campidoglio per l'Oscar dei Giovani 2012. Speriamo di farlo fruttare per il meglio, diciamo.